a tutti da Salvatore, mi trovo qui al Cinema Azzurro Scipioni, creato dal maestro Silvano Agosti. Io, Silvano, ti ringrazio a nome di tutti i fan del cinema che tu hai creato e che oggi, in questa data, è stato fatto nell'82, avrebbe compiuto l'anno dei mondiali, avrebbe fatto 40 anni il prossimo anno, giusto? Sì, sono 85.000 i giovani che hanno conosciuto qui il cinema d'autore in 40 anni. Io sono qui da 40 anni e dopo 40 anni hanno detto no, bisogna mandarlo via quello lì, perché sennò se tutti conoscono il cinema d'autore si accorgeranno di essere dei capolavori, se sono dei capolavori non possono essere trattati così male. Ecco, perciò diciamo che purtroppo è dovuto all'abbandono delle istituzioni, perché comunque ci sono delle spese e queste spese purtroppo nel momento attuale non sono supportabili, anche perché ovviamente essendo i cinema chiusi non si può fare nulla, giusto maestro? Beh, le istituzioni sono sempre state così, saranno sempre così, e quindi non devi lamentarti che ti fucileranno, devi solo cercare di fare in modo che non accada, capisci? Allora le istituzioni, cosa ti puoi aspettare dalle istituzioni? Che cappello vuole fare alle istituzioni che in questo momento stanno guardando questo video? Alle istituzioni di non esistere più, mai più, e che esista invece una coscienza popolare importante che tende ad autogestire il proprio destino invece di essere ubbidiente e sottomessa. Basta, tutto lì. Le persone sono vestite di una immensa dignità e questa dignità va rispettata. Grazie maestro per queste belle parole. Essendo il salutatore, io ti chiedo un saluto speciale a tutti i tuoi fan e a tutti i fan del cinema Azzurro Scipioni. Sì, calcolo che io a ogni persona che mi dice che è un mio fan dico: adesso sai come dovresti pensare di te stesso, perché che tu sia un fan di me a me non mi cambia niente, se tu diventi un fan di te stesso cambia tutto. Ecco, perché io so benissimo che comunque ha fatto anche una richiesta all'UNESCO proprio per la persona, che è un patrimonio dell'umanità. Ho chiesto di nominare l'essere umano patrimonio dell'umanità e loro dopo 3 anni mi hanno risposto: l'elemento da lei descritto, che sarebbe l'essere umano, purtroppo non è nelle nostre liste. Incredibile, io la ringrazio per queste cose che tante volte noi non ci pensiamo e lei invece ci ha pensato e ha fatto una richiesta doverosa. Io le voglio fare il dono, lei mi ha regalato questo libro, essendo il salutatore le regalo la manina del salutatore per salutare tutti i fan e tutti gli stimatori tuoi. Ciao, salutiamo. Va bene, salutatore, arrivederci. Grazie, ciao, ciao. Grazie maestro. Prego, prego. Come ti chiami? Questo è magari il salutatore, come il salutatore, come preferisci. Come mai ti chiami il salutatore? Perché faccio i saluti, faccio i video saluti da più di 10 anni. Thank you.